10 ottobre 2023, Mimmo Moremarco, parliamo del re della tavola, ovvero il pane. E poi il qui presente è di Altamura, provincia di Bari, Puglia. Altamura è conosciuta per il suo pane ormai da anni in tutta Italia, ma non solo in tutta Italia. Voglio subito, prima di continuare, visto che sono di Altamura e purtroppo abbiamo a che fare con chi fa mercimonio, per non parlare di sciacallaggio, questo un discorso in generale, sciacallaggio puro proprio sul pane, su quelle che sono le denominazioni DOP, ma anche IGP, parlo in generale in tutta Italia. C'è chi in maniera molto strisciante, subdola, cerca di approfittare di questo, ma anche sfruttando un po' quelli che sono gli elementi consolidati. E poi il pane, che non manca mai sulle nostre tavole, per fortuna, quello artigianale, bisogna esaltarlo così per quel che è, e non il pane industriale che viene spacciato per altro. Un'altra cosa preme evidenziare, che la giornata mondiale del pane, questo a dispetto anche di chi mette in giro sempre per sciacallaggio, per business e quant'altro, la giornata mondiale del pane nasce da quella giornata mondiale istituita nel 1981, che è la giornata mondiale dell'alimentazione. La data è stata scelta per commemorare la fondazione della FAO, avvenuta proprio il 16 ottobre del 1945. Poi nel 2006 la giornata è diventata anche la giornata del pane. Non a caso il simbolo della FAO è una spiga di grano corredata da un'espressione latina che significa che ci sia il pane, sottinteso questo per tutti. Quindi entrambe le giornate vengono festeggiate il 16 ottobre, quella dell'alimentazione dal 1981, quella del pane dal 2006. Detto questo, fate attenzione, perché i disciplinari sia dell'IGP che del DOP parlano chiaro, e qualcuno si può tranquillamente porre una domanda: come si fa a produrre chili, quintali, eccetera eccetera, alcuni per tutta Italia, per tutta Europa, per tutto il mondo, e a spacciarlo per pane? Prima di tutto DOP, perché ovviamente la matematica non è un'opinione, c'è un disciplinare che parla chiaro, e il grano prodotto in quella zona, quello è, e quelli sono i quintali che si possono produrre di pane. E nello stesso tempo, oltre a dire una falsità e far credere anche una falsità sul pane DOP, in questo caso vogliono anche far credere che arriva fresco, così come fatto artigianalmente anche all'estero. Questo non è possibile, tutto il resto è solamente puro sciacallaggio e business. Poi per quanto mi riguarda, vado nei forni, sicuramente non lo prendo dal supermercato o mi faccio abbindolare dai cartelloni o dalla pubblicità nazionale. Quindi aprite gli occhi, fate molta attenzione, perché c'è un vero raggiro da questo punto di vista, un raggiro particolare, subdolo e non rispetta, per soprattutto quello che va all'estero, secondo il mio parere, la DOP, perché lo ripeto, è un fatto matematico. Secondo voi è un caso che esista l'espressione buono come il pane? Mai un detto fu così azzeccato, e vediamo anche il perché. La giornata mondiale del pane ricorre ogni anno il 16 ottobre per celebrare uno degli alimenti più antichi e fonte di nutrimento degli uomini fin dalla notte dei tempi. Nel corso della storia questo prodotto squisito e nutriente è stato sempre presente in tutto il mondo con il suo aroma e il suo sapore, trasformatasi ormai in un consueto appuntamento. La giornata internazionale intende enfatizzare il ruolo cruciale in una dieta bilanciata, nonché nell'eliminare la fame anche in momenti particolarmente difficili nella storia dell'umanità. Inoltre ha l'obiettivo di valorizzare i sapori autentici di una volta, mantenendo vive le specialità regionali. Fonti archeologiche risalenti al Paleolitico ci riferiscono di un composto di acqua e cereali sminuzzati con le pietre, impastati e fatti essiccare al sole. Solo dopo la scoperta del fuoco l'impasto veniva cotto su pietre riscaldate. Tuttavia i veri inventori della panificazione furono gli egizi, che scoprirono la fermentazione del pane d'orzo sbriciolato nell'acqua e lasciato fermentare per produrre la birra. Dalla fermentazione, con ulteriori esperimenti, si giunse alla lievitazione vera e propria. Dall'acqua e farina, ingredienti semplici e indispensabili, nasce ancora oggi un prodotto unico
unico nelle sue molteplici declinazioni, come d'incanto l'azione naturale del lievito e la maestria di mani esperte creano un alimento ineguagliabile nella sua grandiosa genuinità. L'americano Ansel Case, padre della dieta mediterranea, attribuì grande importanza al pane e lo definì appunto sostegno della vita. Grazie al suo alto apporto di sostanze nutritive e al suo valore energetico, è uno dei protagonisti dell'alimentazione. In qualsiasi formato e versione lo si trovi, il pane è un elemento imprescindibile sulle tavole degli italiani, nonché nella nostra tradizione. Il pane è il profumo che inebria i vicoli in cui sorgono gli antichi forni, è gusto unico e cultura. Ogni religione, città o piccolo borgo vanta le sue specialità tipiche per accompagnare un'ampia gamma di sapori. Essendo impossibile elencarvi tutti i tipi di pane prodotti in Italia, mi limito a una breve carrellata dei più famosi e particolari. Iniziamo con il pane di segale, detto anche pane nero. Si presenta nella sua tipica colorazione scura, in quanto al posto della farina bianca viene utilizzata quella di segale. Il pane nero viene prodotto in Valle d'Aosta, in Alto Adige e in Piemonte. In Valle d'Aosta, oltre al classico pane di segale, esiste una varietà che prevede l'aggiunta di fichi secchi, noci e castagne. In Trentino Alto Adige, esattamente nel Sud Tirolo, il pane di segale viene aromatizzato con cumino e finocchietto. Abbiamo la ciabatta, che è uno dei prodotti di panetteria tipico del Veneto. Nasce esattamente ad Adria, in provincia di Rovigo. Essa ha una caratteristica forma piatta e allungata che ricorda non a caso quella di una ciabatta. La sua crosta si presenta dorata e croccante, mentre la mollica è piuttosto porosa. A differenza di altri tipi di pane, la ciabatta ha un alto contenuto di liquidi che rappresentano almeno 70% rispetto al peso totale della farina utilizzata. Ideale il suo impiego come panino farcito con ingredienti saporiti, soprattutto salumi e formaggi. Arriviamo al pane di patate abruzzese, tipico dell'entroterra, in particolare il territorio delle montagne aquilane. La sua creazione derivò dall'esigenza di risparmiare farina sicuramente più costosa delle patate, facilmente reperibile e presente in abbondanza nella zona. Era a buon mercato. La presenza dell'amido nell'impasto fa sì che esso si conservi per diversi giorni, addirittura una settimana, senza perdere il carattere soffice e fragrante. La crosta del pane di patate piuttosto croccante, mentre la mollica risulta essere morbida e spugnosa. La sua preparazione richiede un procedimento molto lungo e laborioso, con diverse fasi di lievitazione. Tuttavia, il gusto compenserà il delicato e paziente lavoro dei mastri fornai. Si abbina in modo eccezionale con qualsiasi pietanza tipica della tradizione abruzzese, specialmente con i pregiati salumi e formaggi locali. Una vera delizia. Arriviamo al pane senza sale. In realtà va precisato che anche la tradizione umbra e marchigiana prevedono un pane al cui impasto non viene aggiunto sale. La nascita del pane sciapo, tuttavia, affonda le sue radici nel Medioevo. Nel 18° canto del Paradiso, Dante scriveva: «Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui». Il sommo poeta voleva indicare la difficoltà e gli stenti dell'esilio fuori dalla Toscana e da Firenze, dove il pane è salato. Tornando alle origini del pane sciocco, così denominato, probabilmente per via dell'analogia con le persone che hanno poco sale in zucca, per quale motivo non contiene appunto sale? Ebbene, sembra che nel XII secolo i pisani aumentarono in maniera esponenziale il costo del sale che arrivava presso il loro porto. I fiorentini, noti rivali dei pisani, non si sottomisero di certo a questo dispetto e in risposta iniziarono a fare il pane senza sale. Secondo un'altra ipotesi, tra l'altro abbastanza plausibile, la ragione risiederebbe nelle pesanti imposizioni che il comune di Firenze stabilì sempre in epoca medievale. Fu così che i panettieri della città del Giglio decisero di produrre pane senza sale. Infine, un'altra teoria si basa sul fatto che la cucina toscana è contraddistinta dai sapori molto forti e decisi, tra cui quelli dei salumi e formaggi. Dunque il sale risulterebbe in eccesso. Tuttavia, qualunque sia la vera ragione che ha portato alla creazione di questa specialità, il pane sciapo si sposa in maniera impeccabile con la tradizione gastronomica toscana.
Arriviamo al pane di Monte Calvo Irpino DOP, specialità locale di Monte Calvo Irpino, comune in provincia di Avellino. Questo pane è annoverato tra i prodotti tipici della Campania ed è classificato come DOP. Il piccolo borgo, che sorge in un contesto di pace e tranquillità tra Avellino e Benevento, fa parte dell'Associazione Nazionale delle Città del Pane. L'impasto è realizzato con la ricetta tradizionale di un tempo, tramandata di generazione in generazione, seguendo una curato ed elaborato procedimento. Oltre a una rigorosa preparazione, ciò che rende unico il pane di Monte Calvo è la farina di grano Saragolla. Si tratta di un grano duro di montagna coltivato esclusivamente nella zona. Ha una crosta molto spessa esternamente e una mollica compatta, ma che presenta delle cavità. È un pane dal sapore inimitabile, morbido, fragrante e dal profumo inebriante. Nessuna spiegazione può mai descriverlo a pieno come merita. Va provato. Abbiamo il pane di Matera, IGP, che viene prodotto nel territorio della provincia di Matera, in Basilicata. Si ottiene dalla semola rimacinata o dal semolato di grano duro, lievito naturale, sale e acqua. Il lievito madre viene ricavato dalla polpa di frutta fresca precedentemente macerata. La cottura viene rigorosamente in forno a legna per un tempo che varia a seconda delle dimensioni della pagnotta. Disponibile nella classica forma cornetto, presenta una crosta croccante, un colore bruno dorato, una mollica gialla e una porosità piuttosto eterogenea. L'aroma tipico di bruciato è un'altra delle sue caratteristiche peculiari. La denominazione IGP deriva dalle sue singolari proprietà organolettiche, nonché dalle tradizioni storiche locali. Il pane di Matera in sostanza custodisce la vera essenza della cultura lucana. Arriviamo alla vicina Altamura con il pane dell'Alta Murgia, fortemente radicato alle tradizioni contadine della sua zona di produzione. La durevolezza era ciò che rendeva l'alimento particolarmente adatto ai contadini e pastori che per lungo tempo erano costretti a lavorare lontano da casa. Prodotto nel comune di Altamura, da cui prende il nome, in provincia di Bari, nel 2005 ha ricevuto la denominazione DOP che lo contraddistingue. Vanta una storia millenaria che prevede l'utilizzo di ingredienti rimasti immutati nel tempo. Sfarinato di grano duro, acqua, sale e lievito madre vengono sapientemente lavorati secondo l'antica ricetta nota fin dal Medioevo. Il pane veniva impastato in casa dalle donne, portato poi a cuocere nei forni pubblici. Ogni pagnotta era caratterizzata da grandi dimensioni e veniva marchiata dal fornaio con le iniziali della famiglia per evitare che si confondessero. Questa usanza era un simbolo di socialità con la comunità al di fuori del focolare domestico. Il pane di Altamura ha la tipica forma accavallata, internamente una soffice mollica di colore giallo paglierino e alveolazione omogenea. Ciò che lo rende unico è il profumo, autentica poesia per l'olfatto. Dopo Altamura arriviamo alla Rosetta, che è il pane più amato dai romani. Come facile intuire, deve il nome al fiore in quanto, durante la cottura in forno, sboccia come una rosa dalla quale ricorda vagamente la forma. Appartiene alla categoria dei panini soffiati, ossia vuoti e quasi privi di mollica, con una crosta particolarmente friabile. È il formato ideale da farcire con salumi, formaggi, porchetta, ma anche verdure o qualsiasi altra cosa desideriate. Va gustata ancora calda e croccante per apprezzarne il gusto, il profumo e la consistenza. Si arriva alla specialità tradizionale sarda, il pane Casarao. Questa specialità sarda sembra affondare le proprie origini nella notte dei tempi. Secondo alcuni archeologi, risalirebbe addirittura all'anno 1000 avanti Cristo. Diffuso in tutta la Sardegna, questo disco di sfoglia sottile è nato nella regione storica della Barbagia come cibo dei pastori. Oltre a conservarsi a lungo, grazie al suo elevato apporto calorico, era ideale nei periodi di transumanza. Il nome Carasao deriva dal verbo carasare, cioè tostare, proprio in riferimento alla fase conclusiva della sua preparazione. Esso infatti viene informato nuovamente al fine di conferire la sua tipica croccantezza e fragranza. La sua antica lavorazione è tanto lunga e delicata quanto affascinante.
a base di acqua e farina, il pane casarau si può gustare al naturale o in alternativa si può abbinare perfettamente sia con pietanze dolci o salate. Se condito con sale e olio prende il nome di gutiao per il caratteristico suono emesso durante la masticazione. Il pane casarau viene definito anche carta musica, quando il gusto non è l'unico dei cinque sensi ad essere coinvolto, e quindi nello stesso tempo il pane casarau è magia pura. Finisco con la muffoletta, che arriva dalla Sicilia, è un panino il cui nome significa per l'appunto soffice e spugnoso. Detta anche muffuletta, moffoletta, muffoletto, muffolietta o guastedda, a seconda della zona, nel 1906 l'emigrante Salvatore Lupo esportò negli Stati Uniti questa tipicità siciliana. Così nacque il celebre muffetta sandwich, che ancora oggi è un gustosissimo panino molto richiesto a New Orleans. Dalla forma rotonda, il suo impasto è realizzato con semola di grano duro, acqua, lievito di birra, sale, semi di finocchio o anice e olio extravergine di oliva. In alcune zone della Sicilia le muffolette sono comparse di semi di sesamo, in particolare è ciò che accade a Palermo, dove questa deliziosa pagnoletta viene utilizzata per il caratteristico pane cameusa, cioè il panino con la milza. Tuttavia è ideale per essere farcita con qualsiasi tipo di salume, formaggio, carne o verdura. Provare per credere.